Nelle ultime ore, l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni è stata duramente criticata tutto a causa di un croquembouche. Chiara Ferragni molto popolare, ma ugualmente, è tornata ancora una volta al centro della controversia e questa volta a causa un croquembouche. In effetti, la bellissima star di Instagram ha scelto celebrare il suo compleanno con una versione speciale del tipico dessert francese, che tuttavia ha causato molte discussioni. Proprio, ieri la moglie Fedez ha celebrato il suo 36 gradi compleanno a Tremezzo, sul lago Como, in compagnia della sua amata famiglia e dei suoi numerosi amici. E per incoronare il magnifico giorno, pensò a un croquembouche maestoso e imponente, formata da un'immensa cascata di sbuffi crema. Tuttavia, se da un lato ci sono quelli che hanno apprezzato la scelta fantasiosa e insolita della torta, dall'altro ci sono anche quelli che hanno commentato negativamente sotto il post pubblicato da Ferragni su IG. In effetti, il modello e l'imprenditore digitale volevano pubblicare una sequenza foto delle sue celebrazioni e di tutti gli scatti. Quello croquembouche ha attirato più attenzione degli utenti. Lunga vita ai rifiuti, lo sperino! Ha scritto un seguace a Ferragni e ancora questo è sempre esagerato. In breve, alcuni utenti Instagram sono andati duramente. Secondo loro, il noto influencer della moda avrebbe esagerato con quella montagna di sbuffi crema. Peccato, tuttavia, che la realtà dei fatti sarebbe molto diversa. Cos'è un croquembouche? Croquembouche è un tipico dessert francese generalmente composto da una piramide sbuffi di crema ripieni e significa letteralmente che scricchiola in bocca. Tuttavia, non tutti sanno come sono posizionati i vari sbuffi crema sulla piramide conica. Il croquembouche di Chiara Ferragni è uno spreco? Come appena accennato, il croquembouche è un dessert costituito da numerosi sbuffi crema. Tuttavia, a differenza ciò che alcuni seguaci Chiara Ferragni pensano, la piramide non è fatta solo da sbuffi crema, quindi, in teoria, non possiamo parlare rifiuti. Esistono esattamente due metodi per costruire un croquembouche perfetto. Prima di tutto, è possibile formare un croquembouche posizionando i vari sbuffi la più di crema uno sopra l'altro e fissandoli con il miele fino a quando non viene creata la forma della piramide. Questo lascerà un buco. Spesso, tuttavia, i croquembouche sono montagne sbuffi crema supportati da strutture polistirene o cartone. Quindi, in conclusione, probabilmente Chiara Ferragni non era uno spreco e con una torta classica delle stesse dimensioni i rifiuti sarebbero stati sicuramente maggiori. Guardando attentamente le fotografie, infatti, è possibile vedere una struttura bianca che fa capolino tra un soffio crema e un altro.